La partita della vita, per noi sicuramente sì, per la Cremonese non poteva esserlo, ma anche se loro hanno giocato secondo me una splendida partita, non hanno regalato nulla. Noi prima del gol del 4-3 abbiamo subito un gol dalla Cremonese, non so nemmeno se fosse fuori gioco, quindi abbiamo salvato un gol sulla linea con Nizzetto qualche minuto prima, sul Nizzetto, quindi è stata una partita assolutamente vera. Però le motivazioni nostre credo che siano state assolutamente superiori alle loro, ma non poteva essere altrimenti, è su quello che dovevamo giocare, perché se noi oggi volevamo vincere con la Cremonese dovevamo puntare su quello, perché in campo c'è stato tanto equilibrio, in campo si poteva vincere, si poteva pareggiare, si poteva anche perdere. Le motivazioni oggi dovevano fare la differenza e credo che negli ultimi minuti, anche se noi nella parte centrale del secondo tempo abbiamo sofferto un po' la loro manovra, sicuramente abbiamo dato qualcosa in più di loro nella parte finale. Chiudo per quanto mi riguarda, che sapore ha andare in Serie B vincendo 4-3 a Cremona, non accontentandosi del pareggio, andando dietro i risultati degli altri, e soprattutto una lucidità alla panchina. Ho apprezzato tantissimo la sostituzione di Pirrone già un momento nel primo tempo. Sì, Pirrone purtroppo era stanco e si stava facendo saltare spesso, aveva commesso un fallo un po' pericoloso dopo l'ammonizione, quindi abbiamo preferito anche mettere Giacomo, ragazzo di grande esperienza che ha preso il pallino e gioca a metà campo. No, non lo so, adesso ancora non sto realizzando quello che abbiamo fatto, onestamente, non lo so, nei prossimi giorni. Sì, no, ma io dico, questa cosa la ripeto da un po' di tempo, magari per qualcuno può essere retorica o può essere un po' stupido dirlo. Noi quest'anno non abbiamo giocato un campionato di Serie C normale, noi abbiamo giocato un campionato di Serie C contro squadre fortissime, ma soprattutto una squadra che una settimana prima di iniziare il campionato l'hanno messa in Lega Pro con 8 undicesimi di Serie A, addirittura facendo fare il mercato solo a loro, e alle squadre che già erano comunque attrezzate per fare un campionato non contro il Lecce non hanno permesso di fare mercato. Abbiamo lottato contro i giganti e che all'inizio sembravano imbattibili, che poi piano piano nel calcio nessuno è imbattibile, siamo andati a prenderci la Serie B lì, credo. Quindi questo ha molto più valore, perché noi alle altre abbiamo dato 10, 11, 12 punti di distacco, non è semplice. E vincere questo campionato contro un Lecce così forte sicuramente ci inorgoglisce. Grazie. Primo pensiero del presidente Monacci è Roberto. Sì, l'ho detto prima. Il presidente l'ho sentito stamattina, eravamo col direttore, abbiamo detto che non potevamo mancare l'appuntamento. Era emozionatissimo, lo sapete benissimo, il presidente soffre di questo. E quindi la dedica è a lui, alla signora, ai nostri grandi tifosi. Però la dedica più importante oggi la faccio ai giocatori che l'anno scorso erano con noi e che non ci sono più perché giocano altrove e che hanno sofferto l'anno scorso, hanno pianto con noi. Quindi i vari Mastrolilli, Perrone, Cianni, Montalbano, Sabatino, tutti i ragazzi che l'anno scorso hanno pianto con noi e che quest'anno, o meno ieri sera, mi hanno chiamato tutti quanti, ieri sera e stamattina, facendomi in bocca al lupo. Quindi la vittoria è assolutamente... La vittoria è assolutamente per loro, perché so quanto ci tengono e so che in questo momento stanno piangendo di gioia. C'è una città in festa, Roberto. C'è una città in festa, impazzita completamente. Non vediamo l'ora di arrivare. Non vediamo l'ora di arrivare. Abbiamo ancora due partite da fare con l'Avellino. E dobbiamo festeggiare assieme a loro, sicuramente. Mi ricordo quando avevi detto a un collega che dopo la Vettà c'era un'altra partita casalinga. Sì, ho detto che speravamo di fare la Supercoppa quest'anno, cosa che non ci è riuscita l'anno scorso, e tra l'altro la facciamo con una società amica, con una città amica, con una tifoseria amica, con la quale abbiamo giocato insieme in Serie D, in Serie C2, in Serie C1 e l'anno prossimo andiamo a giocare in B, quindi stesso percorso. E altre domande per il mister? Grazie ragazzi. Grazie, prendo la maglia di Paiolo. Mister, c'è una diretta qua di Cremona. Un minuto. Grazie.